È proprio questo. Quando hai studiato i personaggi, insomma, nella distribuzione dei propri ruoli, e chiaramente quella del padre, meravigliosamente interpretata anche dal qui presente Giorgio Colangeli, sembra che, come hai detto, c'è una predestinazione rigida, per cui il cattivo non si può redimere, e il buono deve continuare a fare il buono. In realtà, sai, no, io non che il cattivo non si può redimere agli occhi degli altri, parli. Sì, bravissimo. È la difficoltà proprio di cambiare, di cambiare idea, la difficoltà di approfondire, ma di fermarci, insomma, all'apparenza, di dare giudizi e farci delle idee, molto spesso senza approfondire bene fino al midollo dell'osso, insomma. E poi quello che colpisce anche nella distribuzione dei personaggi, tu la donna l'hai messa in alto e lì lui non ci arriva. L'hai messa lì all'ultimo piano. Certo, ma poi se tutti si compromettono un attimo prima di essere salvati, nel senso che Romolo resiste a mille tentazioni, resiste alle tentazioni di non andare, di non ricominciare a fare le rapine di fronte ad una moglie che si vede che è insoddisfatta, di fronte a mille difficoltà, ma fino all'ultimo resiste alle tentazioni. Resiste alla tentazione anche di tradire un collega di lavoro che nemmeno conosce realmente, ma soltanto proprio per il senso di giustizia, e quindi non lo tradisce soltanto alla fine, nella disperazione, quando però il fratello in qualche modo sta già prendendo la strada in cui, dove si è appena compromesso, perché ha appena picchiato l'affittuario, e quindi arriva sempre un attimino dopo, come l'ufficiale giudiziario che dopo un anno che non arriva mai per mandare via l'affittuario che non paga l'affitto, arriva proprio nel momento in cui il figlio minore fa qualcosa di sbagliato, che non riesce più a trattenere la rabbia, ma non tanto per un bisogno proprio, ma per riscattare il padre, per bisogno di ridare quel senso di giustizia e quella dignità al padre che vede che sta perdendo. Giorgio, e tu che, come dire, uno di questi personaggi li hai interpretati, come leggi poi tutta la dinamica e come leggi quello che hai vissuto poi dal punto di vista dell'unico personaggio che hai interpretato, naturalmente? Come li vedi muoversi? Mi ha colpito il film stasera, io era un po' che non lo vedevo e poi non è che l'avessi visto tante volte, almeno l'ho visto sicuramente più volte, nel senso che per montarlo se lo sarà visto penso 1500 volte. Ma non è facile trovare una quadra, come dire. Appunto, quello che diceva Marco, questo arrivare sempre in ritardo delle cose, questo farsi sorprendere dai fatti, è una considerazione un po' amara. Cioè, è come dire, non illudiamoci di controllarla la vita, perché la vita è un po' un fiume che scorre per conto suo e un pochino ci travolge sempre. Possiamo fare dei programmi, possiamo fare dei progetti, ma poi qualcosa va sempre come vuole andare lui e non come noi vorremmo che andasse. Anche questo desiderio di giustizia, che è un po' in tutti, no? Viene giustamente anche proprio nella vicenda dell'ex poliziotto che all'ultimo trova il suo colpevole, no? Viene però denunciata come una via senza uscita, quella di farsi giustizia da solo. Cioè è umano che di fronte a un'ingiustizia subita si pretenda giustizia e lo si faccia anche con una violenza emotiva, anche fisica. Però ecco, alla fine di questa strada c'è nulla, c'è niente, cioè anche se ci riesci non è quello che serve, perché la giustizia fatta in casa non è una giustizia, perché la giustizia è un fatto sociale, è un fatto di tutti, o è di tutti o non è di nessuno, insomma. Forse è un po' questo anche, potrebbe essere una considerazione da fare su tutta la vicenda del film.